Eccoci con Carola. Ciao Ciao. Carola. Questa intervista potrebbe durare poco perché Daniele deve andare a casa a preparare gli asparagi stasera per sua compagna. Quindi non si sa. Allora, ragazzo che sente le proprie ex in amicizia, ok? Quindi tu sei fidanzata con un ragazzo che vorrebbe continuare a coltivare i rapporti con le sue ex. Che fai? Che pensi? Allora, sinceramente mi darebbe fastidio perché questo penso a tutti, darebbe un po' fastidio. Anche l'uomo, se la propria ragazza dovesse sentirsi con i suoi ex, darebbe un po' fastidio. Però diciamo che allora, da una parte non mi dispiacerebbe dirgli di non farlo perché poi sembra una persona magari possessiva, gelosa, che si fa mille paranoie e quant'altro. Però dall'altra parte anche proprio farlo in maniera plateale, esplicita, comunque assidua, ecco, più che altro, mi darebbe molto molto fastidio. E quindi, cioè, se lui mi dicesse, ecco, questa è la cosa secondo me essenziale, che lui mi dicesse, guarda, mi ha scritto questa, sai che mi ha scritto, non so, Chiara, questa mia ex, mi ha chiesto come stavo, così gli ho detto bene, basta, è finita lì. E questo va bene, però chiaramente se magari è un comportamento assiduo, cioè che avviene tutti i giorni, questo scriversi e quant'altro, no, gli direi, guarda, basta, cioè, l'hai lasciata, basta. Mi sembra giusto. E se tu lo scopri, magari lui non te lo dice, ma lo scopri? Ahia, questo è pesante. Ma io anche il fatto, per esempio, se non mi dice che ha mangiato, non so, mi ha detto che ieri sera ha mangiato la pizza, in realtà ha mangiato il sushi, mi darebbe fastidio perché non c'è motivo di mentire. Poi se non c'è stato, cioè, se non c'è nulla di male, ragazzo comunque, diciamo che non è una persona bugiarda e quant'altro, una persona limpida non ha nulla, non c'è niente di male a dire. Guarda, mi ha scritto questa ragazza, mi ha scritto come stavo, non te l'ho detto, te lo dico giusto per, ecco. Cioè, giusto per farglielo sapere, per metterlo al corrente. Tu tieni i rapporti con i tuoi ex quando chiudi? No, in realtà, appunto, dato che ne ho avuto uno e basta, lui comunque adesso è fidanzato e quant'altro, ma sinceramente non ho problemi, cioè nel senso, anche lui mi ha scritto come stesse e quant'altro, perché come ho detto in un altro video precedente, a meno che tu non ti sia lasciato in maniera, diciamo, brutta con una persona, diciamo una relazione tossica, se è stata una relazione così tanto tossica, è ovvio che è chiudere così drasticamente. Però se comunque alla fine ci si è voluti del bene e quant'altro ed è finita comunque in maniera consensuale da parte di ambedue le parti, allora in questo caso ti dico, cioè non vedo il motivo per cui non sentirsi più o comunque non scriversi ogni tanto come si sta e basta. E se lui ti dicesse di evitare questo tipo di comunicazioni proprio e di rapporti? Ma in realtà tendenzialmente sono più gli uomini che scrivono alle ex fidanzate che le ragazze. Però chiaramente se dovesse capitare appunto che il mio fidanzato mi dovesse dire guarda non farlo più, cioè non scrivere più ai tuoi ex e quant'altro, io gli direi guarda non ci siamo scritti nulla di male, questo è quello che gli ho scritto e quant'altro, se ti è proprio fastidio guarda cioè, non gli mando più nulla. Perché chiaramente io tengo più la persona con cui sto che quella con cui ero, perché sennò stavo con quella con cui ero. Giusto. Altra domanda. E se il tuo fidanzato ti dicesse: guarda, c'è la mia ex che fatalità, domani è da queste parti, mi chiede se posso salutarla per un caffè. Boh, sinceramente non mi è mai capitata questa situazione, però potrebbe assolutamente capitare e no, cioè il ragazzo a mio parere non me lo dovrebbe neanche chiedere, cioè non dovrebbe neanche chiedere alla propria fidanzata, posso andare a prendere un caffè con la mia ex? Magari può succedere, guarda, sono uscito, ho incontrato la mia ex e quello è tutto lecito, ma dire vado a prendermi il caffè, cioè non c'è proprio motivo per fare una cosa di questo genere, a meno che lei non ti abbia cercato, tu abbia cercato, no, lui non può averla cercata, però se lei lo ha cercato, tu dici guarda, scusami, ma non ho niente con te, per carità di Dio, ma non mi sembra corretto tutto qua. Questo tema sta creando proprio un dibattito proprio riflessivo di Carola, che la vedo molto accesa, però molto partecipe. Vabbè, devo dire che comunque i rapporti con gli ex sono sempre molto, cioè con le ex sono sempre molto roventi, no? Quello, infatti. Cioè scatenano sempre i dubbi che l'uomo voglia tornare indietro, tenere i piedi in due scarpe, farsi un altro giretto sulla solita giostra. Soprattutto se magari non è stato, diciamo, lui a lasciare la ragazza, ma lei lui. E quindi magari lui può essere magari ancora un pochettino preso. Capito. Vabbè, dai, per oggi ragazzi, così è andata così. Consiglio di guardare gli orecchini di Carola, perché se dovete fare un regalo alla vostra fidanzata, dovete prendere spunto dagli orecchini di Carola. Così Playlover guadagna la percentuale. Grazie.
Ciao ciao. Ciao.